Mi chiamo Roy, faccio il gigolò e odio le donne, altrimenti non potrei farlo, e quindi questo è il mio mestiere. Il bello di questo mestiere è che si rinnova ogni giorno, e ogni giorno che lo fai è come se fosse la prima volta. Io sono 16 anni che faccio il gigolò e ogni volta che incontro una donna io entro in un territorio inesplorato. Ma le donne mi chiedono di tutto, mi chiedono aiuto, mi chiedono un consiglio, mi chiedono affetto, comprensione e anche il sesso, ma il sesso non è che lo chiedono, è sempre tra le righe. Le donne che ti chiamano solitamente che età hanno? Tutte le età, dalla diciannovenne alla settantenne, ottantenne. Io lavoro anche con casistiche un po' delicate, tipo la verginità, le prime esperienze. Quindi una donna che deve fare questo passo preferisce farlo con una persona che sia esperta, che sappia, trattare una donna. Tu sei anche consulente per chi vuole fare questo mestiere, giusto? Io formo e preparo oppure faccio iscrivere ragazzi che già lo fanno da un po', che sono già esperti. Oggi è difficile fare il gigolo, non è come quando ho iniziato io, era molto semplice, bastava esporsi in modo garbato. Adesso invece bisogna conoscere il linguaggio comunicativo, il linguaggio del web, devi fare marketing, devi proporti in un certo modo e in qualche modo, sai, devi influenzare la donna che ti sta guardando. Una prestazione, ce lo puoi dire quanto viene? Normalmente posso dirti che in linea di massima è intorno alle 500 euro più le spese viaggio, però poi c'è chi anche chiede 300, chi ne chiede 1000. In linea di 500 euro massima per un incontro? sì, un incontro che può essere dalle 3 alle 5 ore. Come mai hai deciso di fare questo lavoro? Un po' perché non c'avevo voglia di lavorare e un po' perché avevo una grande dimestichezza, cioè vedevo che riuscivo con le donne ad attrarre a me. Alla fine pensi, ma scusa, ma io lo faccio gratis, a questo punto lo posso fare a pagamento. E così è stato.